Lei ha avuto 3 aborti, non è mai riuscita ad avere un figlio. Cioè, in alcuni momenti, come si vede da quello che lei stessa scrive, molto desiderato, e quindi questo disegno che voi vedete sulla vostra destra, che è un disegno che, se dovessimo giudicarlo dal punto di vista stilistico, potrebbe essere classificato come un disegno surrealista, perché ha questi elementi, questi simboli, questi oggetti che richiamano a qualcos'altro. In realtà il surrealismo non c'entra niente, come lei stessa a volte ha detto quando voleva etichettarla come surrealista. È semplicemente il suo modo quasi didascalico, quasi fumettistico, di descrivere qualcosa che gli è successo con il suo amore. Guardate questo disegno dove lei è sul letto di ospedale a Detroit, sempre nel 1932, quando ha questo uno dei 3 aborti, e vedete che dalla sua pancia, dal suo grembo, si dipartono questi fili che sono il cordone umbilicale, che però non porta a un bambino, ma a tutta una serie di oggetti che sono evidentemente simbolici: il suo bacino, la fertilità, i macchinari con cui sono intervenuti, la lumaca che indica il passare del tempo, questo tempo lento, sono le lunghe ore che lei trascorre in ospedale, scrive tantissime volte: mi annoio, non sai quanto sia noioso stare qui a letto, non poter fare nient'altro se non appunto dipingere. Lei dirà, scriverà più volte, per lei la pittura è stata una cura, una salvezza. Ora, le mostre e comunque anche tutti i testi che voi leggete su Fida hanno pubblicato tantissime volte, per esempio queste fotografie. Ci sono fotografie che la ritraggono mentre lei dipinge un po' in tutte le situazioni, moltissime a letto. Questo busto, che è postino, questo è del 1950, è l'ultimo busto che lei ha avuto, ma pensate che il primo busto gliel'hanno fatto nel 27, quindi dopo l'incidente che vi dicevo, è venuta tutta una vita con questo che lei diceva un vero supplizio, ed è che dipinge sul proprio busto questa foto appunto del 51, oppure quando si fa fotografare, vedete, con il busto indossato, e un'opera del 43 dove lei descrive, ritrae il proprio corpo con questa colonna, la colonna spezzata, la colonna, vedete che è una colonna di mare, sembra, no? Una colonna di marmo col suo capitello proprio sotto il collo, è un'allusione alla sua propria colonna, in questo gioco, a questi chiodi che si infilano nel corpo, quindi un'allusione al martirio, no? Quindi il martirio che è tutta la sua vita. Quindi è vero che non c'è nulla di casuale negli oggetti e nei riferimenti che entrano a far parte di queste composizioni, che apparentemente e erroneamente, impropriamente saremmo tentati di definire surrealisti. Questi riferimenti non hanno mai, non hanno per Frida un riferimento a un'idea, a un concetto che sta sopra, come dire, sono sempre riferimenti puntuali e autobiografici.